Ah, i prelievi. E se faccio male? E se sbaglio e partono dei schizzi di sangue? Ho raccolto dei consigli per approcciarsi nel modo migliore ai primi prelievi. E la mia preoccupazione, questo benedettissimo prelievo, mi impressiona un po'. È una cosa normale all'inizio. Il primo prelievo l'ho fatto ad una compagna di classe e lei a me. Conservo ancora le provette, come ricordo. No, il problema è venuto dopo. Quando mi capita di farne in reparto vado subito in ansia. C'è una cosa che non riesco a mascherare, ovvero... E questo è un problema nel momento in cui devo fare una procedura che è abbastanza di precisione. Non c'era niente che potessi fare. I miei primi prelievi non fallivano perché non azzeccavo la vena o le bucavo fuori per fuori. No, i miei primi prelievi fallivano perché le mie mani tremavano al punto che anche quando azzeccavo la vena giusta ero preso da certi tremori che strappavo fuori l'ago con il laccio ancora su, con conseguente fuoriuscita e a volte anche fiotto di sangue. Quindi sbaglio, e più sbaglio, più vado in ansia, più mi tremano le mani. È un circolo vizioso. Alla luce del poi, il problema era un altro. Stavo prendendo le cose nella maniera sbagliata. Mi ero incaponito su un problema piccolo, insignificante, facendogli prendere le dimensioni di una casa. Ma peggio, anche se mi dicevo tranquillo, anche se sbaglio va bene lo stesso, non riuscivo a venirne fuori. E infine... ne sono venuto fuori. Come? Come risolvo questo problema? Sono andato su internet e ho ordinato uno scatolone di set per il prelievo. Adesso, per esercitarmi, effettuerò un prelievo da solo, su di me. Vediamo se riesco a mettermi il laccio emostatico da solo. Adesso ho fatto un laccio, prendo questo lembo qui e lo faccio passare sotto, perché dopo sarà molto più rapido, più facile toglierlo. Proviamo a vedere, io tiro qua. Il laccio si disfa da solo. Adesso rimuovo il cappuccio di protezione. Eccolo qua il mio ago butterfly. Perché? Perché se lo avvicino, qua adesso non si vedrà, ma non è una punta, è bucato dentro, no? Ed è tagliato di trasverso, quindi conviene farlo così. Conviene di solito prima tirare la pelle. Ora non riesco perché ho una mano sola. Le mie mani hanno smesso di tremare quando ho accettato l'idea di poter sbagliare un prelievo, di poter accidentalmente rompere una vena e di fare del male. Perché? Perché sono tutte situazioni frutto del caso e al di fuori del mio controllo. Perché allora dare così tanto peso a cose che non dipendono da me? Personalmente chiedo di guardare altrove, li distrago chiacchierando, faccio finta di non essere ancora pronta e poi nel momento fatidico gli faccio una domanda. Nel momento in cui vedi che stanno pensando alla risposta, infilo l'ago. Ovviamente le solite regole di pelle ben tesa e mano ferma fanno una grande differenza. Ora ti racconto la mia storia e come l'ho risolta. Durante un tirocinio in medicina ho confidato alla tutor la mia paura e lei mi ha subito arruolato per la tecnica impara a nuotare alla John Wayne. I can't swim. How old are you? Six. Non sai nuotare? Spintone nella pozza. O anneghi o impari a stare a galla. Normalmente sono contrario alla terapia d'urto perché penso provochi più danni che benefici. Però in questo caso mi ha aiutato. In quel reparto i prelievi si eseguivano alle 5 di mattina. Dovevo svegliare i pazienti di tutta la camera accendendo la luce e riempire anche 8-10 provette. I pazienti erano per lo più anziani, con vene ballerine e sotto l'effetto di anticoagulante. Un po' un videogioco in modalità hardcore. È stata dura. La prima notte non sono riuscito a completare tutti i prelievi. Alla fine avevo i sudori freddi, tremavo. Ho dovuto chiedere alla tutor di smettere. Game over. Poi, 5 di mattina dopo 5 di mattina, ce l'ho fatta. Non sono diventato un asso dei prelievi, però non mi fanno più paura. E ora che le mani non mi fanno quasi più questo scherzetto, difficilmente sbaglio. Ora elenco tutti gli errori da principiante in cui sono caduto nei primi prelievi. Troppo concentrato sulla procedura, mi sono dimenticato di identificare il paziente.
Spesso mi sono dimenticato di regolare il letto alla mia altezza. Non ho chiuso il tappino dopo un particolarmente difficile prelievo per un emogas venoso e il sangue mi si è riversato sulla reniforme. Ma soprattutto volevo subito ottenere risultati. Ho preteso troppo da me stesso. Ecco, questo forse è l'errore più facilmente evitabile ed è un po' la radice di tutti gli altri. Il prelievo e più avanti il CVP, il catetere venoso periferico, o comunque tutte le procedure un po' più impegnative, si conquistano un passo alla volta. Obiettivi piccoli, un prelievo alla volta, dal più facile al più difficile. Così si arriva alla meta. Nel nostro lavoro, purtroppo, la paura di far male al paziente a volte va messa da parte. Ci sono dei casi in cui è inevitabile e non esitare è fondamentale. Ma dopo un po' si supera anche quello. Alla fine lo facciamo per il loro bene. Bisogna venire un po' più in qua. Vado. Vai. Una persona completamente esterna, una persona che fino adesso nella sua vita non ha avuto esperienze di fare prelievi, sicuramente di riceverne ma mai di fare, si ritrova all'improvviso a dover eseguire dei prelievi. Voglio vedere come te la cavi. Quindi in pratica io devo infilartelo da questa parte qui, cioè dalla parte... della punta. Al contrario però, sì. E lo infili. Porca puttana. E lo infili. Mi fa un po' impressione. Vieni un po' più in qua. Vado. Vai. Basta. Anch'io il primo anno avevo qualche problemino con i prelievi. In parte penso fosse dovuto a quanto nella mia mente lo considerassi un atto immenso, una responsabilità troppo grande per me o cose del genere. Di conseguenza, ogni volta che mi ritrovavo a dover fare un prelievo, iniziavo a farmi mille pensieri, prevalentemente del tipo, oh cacchio, e se sbaglio? Cosa che ovviamente ogni tanto capita. Alla fine mi sono accorto che ciò che ammiravo negli infermieri quando eseguivano loro i prelievi era la loro naturalezza con cui effettuavano la procedura. Così ho iniziato a considerarlo un gesto più naturale, un po' come diluire la terapia o riempire i deflussori. E niente, con un po' di pratica, perché alla fine la naturalezza e la sicurezza nei gesti la sviluppi solo facendoli più e più volte. Alla fine non solo ho migliorato la tecnica, ma anche e soprattutto, oserei dire, ho imparato a non vivere più quel sentimento di mortificazione interiore per ogni volta che scazzavo una vena. Molto utili per questa cosa i tirocini in area territoriale, soprattutto in PS, più che altro per i CVP, altre bestiacce maledette. Devo andare più in profondità? Tic. Sì, prova ad andare più in profondità. Fuori. Ok, ci riprovo. Io qua provo. Il passo fondamentale che ho compiuto è essermi liberato di quell'enorme occhio giudicante del grande fratello che ho dietro la nuca. Può essere che mentre eseguiamo prelievi la tutor ci osservi, ci giudichi e ci valuti, però questo ci riguarda fino a un certo punto. Come? Cosa sto dicendo? Proprio così. Il problema non è se nella stanza c'è qualcuno che ci giudica, può benissimo esserci ed essere il più spietato giudicatore. Il problema è che il giudice più severo siamo noi. Siamo noi ad accogliere la svalutazione nel momento in cui arriva e siamo noi a temere questa svalutazione. Le mie mani tremavano perché temevo il giudizio e il fallimento, ma poi mi sono domandato, cos'è
Il fallimento? Non riuscire in un prelievo? Fare del male alla persona? Rompere una vena? Sono eventi spiacevoli, non lo metto in dubbio, ma sono davvero così determinanti? Voglio dire, se dovessimo fare un quadro che rappresenti il concetto astratto di fallimento, in questo quadro davvero dipingeremmo un tentativo di prelievo andato male? No. Adesso mi rispondo, ma prima di arrivare a questa risposta ho dovuto intraprendere un certo percorso personale. Ah, oh, ci arriva qualcosa. Sì? Ok. Allora, perché sia un tantino più stabile, ok. Adesso lo lasci così. Molto sterile. Prova a vedere cosa succede. Vai. Spingo. Premi. E vai! Eccolo! Bella vendemmia. Spero di migliorare, spero di riuscire a fare in modo che le mani non mi tremino più così tanto, spero anche di riuscire ad essere meno emotivo mentre faccio i prelievi. Emotivo.